come posso con un impianto fotovoltaico staccarmi dalle bollette? Energia elettrica, gas, riscaldamento, tutto in uno, è un po' il titolo di un altro video che ho fatto poco tempo fa. Oggi è possibile, con le nuove tecnologie, con i nuovi prezzi, è possibile realizzare questo. Chiaramente abbiamo bisogno di alcuni parametri senza i quali non possiamo realizzare questo impianto. Vedremo quindi tutti i dettagli in questo video. Iscrivetevi al canale. La prima cosa che bisogna fare è calcolare i consumi giornalieri, ovvero per dimensionare un impianto bisogna vedere quanto la nostra casa consuma al giorno. E va diviso in due fasce, la fascia diurna e la fascia notturna. La fascia diurna riguarda praticamente tutto ciò che avviene quando c'è la produzione solare, quindi dall'alba al tramonto. La fascia notturna ovviamente riguarda invece i nostri consumi quando l'impianto non produce più. Questo è il primo dato che dobbiamo calcolare personalmente. Tiene conto di cosa? Di elettrodomestici, luci, luci notturne. Viene diviso quindi in due fasce, la diurna e la notturna. Dato che quindi vogliamo far andare la casa con i nostri pannelli fotovoltaici, dobbiamo anche considerare il livello di coibentazione del nostro immobile, ovvero la classe energetica. Quindi diciamo subito che se vogliamo staccare anche il gas, non possiamo avere i caloriferi classici in ghisa o in alluminio, perché il loro assorbimento istantaneo è talmente alto e si aggira intorno ai 20-30 kW. Quindi ipotizziamo di avere 20-30 kW di pannelli solari solo per scaldare l'acqua dei caloriferi, è una cosa impensabile. Ecco che allora la classe energetica, ovvero i dispositivi che abbiamo in casa per il riscaldamento, ci consentiranno o no di utilizzare anche il fotovoltaico per il riscaldamento. Quindi, eliminati i caloriferi in ghisa, che ci obbligherebbero ad avere la bolletta a gas, l'unico utilizzo che possiamo fare del fotovoltaico col riscaldamento è quello del riscaldamento a pavimento. Se abbiamo una pompa di calore intorno ai 3, 4, 5 kW, sappiamo che oggi le pompe di calore hanno un COP di 4, 5, significa che se io consumo 3 kW di corrente, produco 12-15 kW termici. Ecco che l'impianto a pavimento, funzionando a bassa temperatura, mi permetterà di utilizzare costantemente questa pompa, soprattutto nelle ore diurne, quando la potenza solare è la più alta, la più elevata. Quindi riusciamo a staccare il gas se abbiamo il riscaldamento a pavimento, perché per quanto riguarda la cucina e la cottura dei cibi useremo quindi le piastre a induzione. Le piastre a induzione di vecchia concezione consumavano tantissimo, ogni piastra era 1 kW, 2 kW, accendendone 2, 3, 4 eravamo già fuori portata perché assorbivamo già 5 kW. Oggi le nuove tecnologie ci consentono di avere piastre a induzione che sono praticamente regolabili, cioè noi attribuiamo a ogni piastra un valore in termini di kilowatt di consumo e non solo a ogni piastra, ma globalmente possiamo stabilire che il nostro piano a induzione, magari con 4 fuochi, vada a consumare massimo 3 kW e quindi riusciamo a scegliere e a dimensionare quanto dedicare alla cucina. In questo modo quindi, se abbiamo il riscaldamento a pavimento e possiamo utilizzare l'induzione, non ci serve più la bolletta del gas. Come scaldiamo l'acqua? Sempre col sistema che scalderà i pavimenti, ovvero avremo una pompa di calore che sarà connessa a un serbatoio di 200 litri, 300 litri, 500 litri, a seconda anche delle disponibilità economiche, e andremo con la pompa di calore a dare priorità al serbatoio per scaldare l'acqua a una temperatura classica delle pompe di calore intorno ai 50-55 gradi, dopodiché la dose che preleverà il pavimento, il riscaldamento al pavimento, per distribuirlo su tutta la casa, sarà quella che costantemente sarà riscaldata dalla pompa di calore. Teniamo presente che quando la pompa di calore inizia a produrre, ha un consumo massimo di 3-4 kW. Ma poi quando l'acqua comincia a raggiungere la sua temperatura, la pompa ha un consumo che man mano diminuisce. Queste pompe si chiamano inverter, ovvero non sono fisse con un consumo di 3 kW, ma nella loro rotazione costantemente scendono fino ad arrivare a stabilizzarsi intorno agli 800, 900, 1000 watt e lì fanno una sorta di
di mantenimento delle temperature consumando molto meno. Coloro che hanno i caloriferi in ghisa o non hanno possibilità di installare gli impianti che ho appena descritto potrebbero già sganciarsi dal video. Invece è proprio questo il bello del fotovoltaico, che noi possiamo dimensionarlo a secondo delle proprie condizioni. Quindi quello che io sto esprimendo è la condizione massima, anche abbastanza onerosa, per chi vuole staccarsi dalle bollette e avere anche autonomia in caso di calamità naturale, in caso di disastri, in caso che stacchino la corrente, e quindi è legato a una passione anche, non solo a un valore economico, perché sappiamo che usando il gas e usando la corrente in quanti anni ammortizzeremmo tutto l'impianto che dovremmo farci personalmente in sostituzione a quello già esistente nella rete. Quindi non è solo legato a un fattore economico, ma quanto al desiderio e al piacere di autonomia, di costruirsi le cose, e non dimentichiamo che questo è un canale del fai da te. Se abbiamo quindi impostato la nostra casa o costruito la nostra casa col riscaldamento a pavimento, è ovvio che abbiamo anche creato una bella coibentazione. Non possiamo pensare di avere un pavimento riscaldato e avere i muri di mattone o di cemento armato che farebbero subito dissipare tutta l'energia prodotta. Quindi tutto il discorso va fatto anche a monte, quando viene costruita la casa, oppure quando viene poi rivestita di cappotti termici. Tenete presente che con riscaldamento a pavimento l'efficienza massima si ha, ed è ovviamente consigliato, solo nel caso in cui abbiamo una buona coibentazione dei muri e anche dei serramenti, quindi serramenti in PVC coibentati o in alluminio taglio termico, o dobbiamo avere quelli in legno che sono sempre comunque storici a livello di coibentazione. I vetri, doppi vetri o tripli vetri, e all'interno di ogni strato di vetro ci sono i vari gas che servono a evitare che ci sia un trasferimento termico all'esterno o al contrario dall'esterno all'interno. Non abbiamo parlato subito di pannelli fotovoltaici perché questa premessa era doverosa e quindi vorrei riassumerla. Per poter sganciare totalmente gas e corrente dobbiamo avere la casa fortemente coibentata, i serramenti fortemente isolanti, il riscaldamento a pavimento, utilizzeremo quindi delle pompe di calore. Passiamo ora ai pannelli. Un'altra legge sine qua non, ovvero senza la quale non possiamo farlo, è esattamente il posto dove posizionare i pannelli. Dato che vogliamo isolarci, non basteranno 5-10 pannelli, dobbiamo creare una superficie di pannelli che sarà utilizzata dall'inverter in diretta quando c'è il sole. Il resto sarà accumulato nelle batterie per la fase notturna. Ora, questa superficie calcolata per un consumo abbastanza rilevante che debba tener conto anche del riscaldamento a pavimento, ovvero della pompa di calore, deve essere intorno ai 32 pannelli da 240 watt. Quindi se abbiamo possibilità di posizionare 16 pannelli da 240 watt o 32 pannelli da 240 watt, abbiamo una condizione in termini di produzione molto elevata, quindi tutta la giornata sarà coperta direttamente dai pannelli, e oggi abbiamo degli inverter che addirittura non hanno neanche bisogno delle batterie e le batterie diventano un tampone, quindi se abbiamo un consumo notturno veramente basso possiamo anche mettere batterie al litio contenute che serve solo ad alimentare quei 2 kW, 3 kW notturni di luci e quant'altro, ma di giorno andremo direttamente con le grandi potenze, quindi elettrodomestici piuttosto che le pompe di calore per scaldare il pavimento, per scaldare il serbatoio dell'acqua, direttamente col sole. Ecco perché la quantità di pannelli deve essere molto alta. Quanto più alta, tanto più avremo energie. Oggi i pannelli in commercio sono molto più economici e gli inverter anche. Ci sono inverter da 5 kW parallelabili, ovvero riusciamo a metterne 2, 3, 4 insieme, abbiamo creato 5 kW, 10 kW, 15 kW, in questo modo abbiamo veramente tanta energia e anche tanto spunto da dedicare a quegli elettrodomestici come i motori, i frigoriferi, che hanno uno spunto in partenza. Teniamo presente nella scelta dei regolatori di carica o degli inverter che contengono già i regolatori di carica, che le tensioni devono essere il più basso possibile. A me piace lavorare con tensioni basse, quindi l'impianto sarà 48 volt per ottimizzare tutte le produzioni, ma facciamo attenzione a non posizionare in serie
troppi pannelli fotovoltaici, perché ci sono degli MPPT che richiedono 300-400 volts in serie, e io vi ricordo che la corrente continua a oltre i 100-120 volts è mortale. Quindi stiamo bassi come tensione, non superiamo i 120 volts. Vi ricordo, la norma è 120 volts, è la massima continua che possiamo utilizzare, e in corrente alternata sono 50 volts. A questo punto noi abbiamo tanti pannelli, abbiamo un inverter o due molto potenti, abbiamo un regolatore di carica MPPT che ci ha permesso di connettere in serie o serie parallelo i pannelli, e arriviamo all'impianto di conservazione, ovvero le batterie. Rispetto alle batterie di un tempo, oggi abbiamo le litio che ci consentono di utilizzare il massimo della loro capienza, quindi anche il 100%. Per farle durare di più le utilizzeremo l'80-90%, ma questa potenza che possiamo accumulare è veramente utile in quei momenti dove ci serve più energia. E che dire se invece è inverno, le temperature sono molto basse, la pompa di calore deve continuare ad andare e non riusciamo a portare in temperatura l'impianto e abbiamo bisogno di un aiuto ulteriore? A questo punto possiamo anche acquistare, installare, tanto l'utilizzo sarà saltuario, una stufa a pellet. Non è una bolletta, ma è soltanto una riserva. Conserviamo i nostri sacchi di pellet all'asciutto e la stufa è sempre piena. Solo quando le batterie saranno basse in capacità, solo quando non ci sarà realmente sole, la stufa a pellet farà l'unica cosa della quale veramente un impianto autonomo potrebbe avere delle difficoltà, cioè andare a riscaldare l'acqua. Ecco che con la stufa a pellet connessa anch'essa al nostro serbatoio andremo in automatico a scaldare il serbatoio. L'acqua che servirà per i pavimenti verrà prelevata dalle pompe, dai sensori, dosata, e quindi avremo questa emergenza solamente nei momenti in cui veramente neanche nuvoloso, perché con 32 pannelli o 16 pannelli produrremo veramente tanta energia anche col nuvoloso, ma in quei momenti in cui veramente è buio, ovvero abbiamo bisogno di extra energia e l'impianto non riesce a produrla. Il consumo annuale di questo pellet, di questa stufa, sarà veramente contenuto. Teniamo presente che abbiamo batterie al litio da 280 ampere, facendo un esempio, e quindi a 48 volts, che poi in realtà è 50, abbiamo 14 kW nelle batterie. Rispetto alle piombo che potevano essere utilizzate al massimo del 50%, qui abbiamo realmente 14 kW da consumare. Quindi in una notte o in una notte più un giorno in cui non riusciamo a produrre quello che vorremmo, abbiamo le batterie che ci danno corrente. Io consiglio anche una cosa per coloro che abitano in villa, di procurarsi un generatore che in un caso di emergenza riesce anche con un caricabatterie potente da 200-300 ampere a caricare un attimo le litio. Insomma, la situazione vuole essere staccarsi dalle bollette, ma avere anche qualche aggancio in emergenza, come già fanno molti, in modo che si possa essere sicuri di non restare senza corrente. La cosa più fastidiosa è staccare le bollette e poi accorgersi che l'impianto non ci soddisfa pienamente. Ecco perché io dico sempre, per coloro che, come alcuni miei utenti, sono riusciti a realizzare questi impianti, prima di staccarti definitivamente passa almeno un inverno per vedere cosa succede. Nel momento di bisogno, l'inverter, che oggi sono tutti automatici, possono prelevare direttamente dalla rete, e quindi alla fine tu sei in piena autonomia, ma hai l'emergenza, ovvero la rete che ti soddisfa quei momenti in cui non riesci a produrre. Solo allora riesci a capire che puoi staccarti o ancora no. Un'altra cosa che alcuni fanno quando sono off grid è quello anche di non staccare la bolletta dell'Enel, di staccare solo il gas, perché nei momenti di bisogno hanno un'emergenza. Alla fine cosa succede? Che se paghiamo una bolletta di fissi, che è fatta di 30 euro, 20 euro, non è pesante, ma ci dà quella serenità di sapere di essere coperti. Del resto il grande consumo, ovvero tutta l'elettricità di casa e tutto il riscaldamento, che sono le vere migliaia di euro che potremmo spendere in un anno, sono tutte provvedute dal nostro impianto fotovoltaico. E quindi lasciare anche la rete agganciata può essere utile. Se invece psicologicamente vogliamo anche togliere questa, facciamo bene i calcoli e aspettiamo magari un inverno, come dicevo prima. Teniamo presente che se abbiamo 32 pannelli da 250 watt, 240 watt, noi abbiamo una produzione continua al massimo
livello di sole di più di 7 kW, quindi potrebbe essere 4, 5, 6 kW continui ogni ora. Il che significa che noi potremmo utilizzare già la pompa di calore in diretta e l'eccesso buttarlo dentro le batterie, quindi riempire le batterie, cioè abbiamo veramente tanta corrente. Cosa succede quando è nuvoloso? I pannelli col nuvoloso producono il 5, 7, 10, 20% a seconda dell'intensità di sole che riesce a passare, e quindi comunque avremmo 700 watt, 1000 watt, 1500 watt ora che riescono a entrare costantemente nel nostro impianto. Ecco perché è molto molto interessante, e la cosa primaria ovviamente è quanti pannelli riusciamo a mettere. Oggi con i prezzi che sono scesi vertiginosamente riusciamo ad acquistare pannelli veramente anche usati per pochi euro, e ricordiamoci che i pannelli sono, come dico spesso io, eterni, nel senso che per garanzie mondiali hanno stabilito il 10 anni su difetti di fabbrica, il 25 sulla resa, però io ho venduto 2 anni fa dei pannelli del 1980, quando ho iniziato col fotovoltaico, ancora perfettamente funzionanti. Certo, invece del 100% producevano il 90%, fa niente. Quali sono gli automatismi? Perché sono importanti per avere una casa automatica. Fondamentalmente sono tre, ovvero quando le batterie sono scariche, l'automatismo dice alla pellet devi partire tu perché ci serve l'acqua calda. Quando le batterie sono scariche, l'automatismo dice anche alla pompa di calore ti devi fermare perché non ho più corrente. Quindi tutto è diretto dai pannelli fotovoltaici che danno corrente a tutti e le batterie in primis. Quindi questi automatismi sono molto semplici, praticamente fanno partire la pellet e fanno spegnere la pompa di calore per l'acqua calda. A quel punto non siamo mai senza acqua calda, non siamo mai senza corrente, perché i dosaggi di quanto consumare le batterie per lasciare poi le riserve notturne sono tutti oggi regolabili con strumenti molto semplici e anche abbastanza economici. Chiaramente tutti questi automatismi, questi progetti in questo canale sono tutti fai da te. Io parlo con cognizione tecnica, e per quello che vi invito a iscrivervi, perché costantemente saranno divulgati questi video che daranno anche spiegazioni dettagliate, come già avete visto negli altri video, sull'utilizzo di questi meccanismi, di questi automatismi, dei pannelli piuttosto che degli inverter e dei regolatori. Quindi iscrivetevi al canale se volete essere anche aggiornati su quello che è il mio punto di vista, su quello che sono i miei test che costantemente faccio e le esperienze sviluppate nei decenni. Andremo a cambiare un po' lo stile di vita, andremo a consumare la corrente al contrario di come la consumavamo nelle bollette, cioè il consumo dovrà essere per la maggiore diurno, quindi lavatrici, asciugatrici, tutto ciò che è il forno anche per cucinare sarà utilizzato quando il sole produce al suo massimo livello. Grazie anche oggi per aver visto questo video e al prossimo video.